Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road. Talvolta gli youtuber vengono sfidati dai propri iscritti a fare qualcosa di particolare. C'è questa categoria di youtuber che riceve queste challenge e decide di accettarle e si mette in gioco per fare qualcosa di particolare. Bene, quella che voglio raccontarvi oggi è in fondo la storia di una di queste challenge, la sfida a piantare 20 milioni di alberi. Lo youtuber americano MrBeast ha da poco raggiunto il ragguardevole traguardo di 20 milioni di iscritti. Ora, io non lo seguo, obiettivamente, non è quella categoria di youtuber che mi piace guardare, quello che fa quella serie di esperimenti sociali, magari non quegli esperimenti sociali finiti male, quegli esperimenti sociali un pochino più seri e funzionali, fa donazioni improvvise per vedere la reazione delle persone, insomma, fa dei contenuti che sono di intrattenimento. Per aver attirato 20 milioni di persone nel mondo, sicuramente è molto bravo nel suo lavoro, ma non è quella categoria di youtuber che seguo. Ciononostante, cominciamo dall'inizio. L'altra sera mi ciccia fuori sul feed di iscrizioni una lunghissima serie di video di molti canali che seguo, tutti quanti guidati dallo stesso hashtag. E subito mi chiedo, e come mai questo hashtag, e come mai tutti questi video, e in tutti questi video si parla di alberi? Beh, sicuramente ci sarà qualche manifestazione a tutela dell'ambiente, vediamo un pochettino di capire un po' meglio la storia. Bene, ecco la storia. MrBeast ha raggiunto il traguardo di 20 milioni di iscritti e stava pensando di trovare un modo per celebrare questo traguardo dei 20 milioni di iscritti. Ha ricevuto moltissimi commenti sui social, come Reddit o Twitter. Parentesi. Lo sapete che io sono molto attivo su Twitter e mi piace moltissimo interagire con le persone su Twitter? Se non lo fate già, seguitemi, trovate il mio profilo Twitter linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Chiusa parentesi. Dicevo, è stato sfidato da molti suoi iscritti che gli hanno detto «Bene, hai ricevuto 20 milioni di iscritti, pianta un albero per ogni iscritto, vai a piantare 20 milioni di alberi». E MrBeast ha detto «Beh, sapete che c'è? Che questa sfida mi piace, ok, voglio andare a piantare 20 milioni di alberi». E ha girato un video in compagnia dello youtuber simpaticissimo Mark Robber, scienziato che ha lavorato per la NASA, che ha lavorato al Curiosity, che ha un canale YouTube, non mi ricordo se ho già parlato di lui o comunque presto parlerò anche di lui, ma in ogni caso ha fatto questo video in cui ha provato, da solo con un gruppo di amici, poi attirando un po' di persone grazie alla chiamata via social, a piantare degli alberi in una zona vagamente disboscata negli Stati Uniti. Sono arrivati, in realtà, spoiler, non sono arrivati a 20 milioni di alberi, sono arrivati a, con molto lavoro, circa un paio di migliaia di alberi, ma a questo punto lui ha capito che la situazione doveva essere presa un pochino più seriamente, così seriamente da coinvolgere una fondazione. Prima di continuare, vi segnalo il video di MrBeast in cui accetta questa sfida e spiega come si svolge questa sfida. Questo video lo lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda là in alto. Andate e dategli un'occhiata. Mostra un po' la simpatia di MrBeast, ma anche il suo modo di approcciare seriamente il problema, anche perché nel momento che sto girando questo video siamo alla fine di ottobre 2019, ma lui ha già cominciato a cercare di capire come affrontare questa situazione in collaborazione con alcuni amici, e quindi poi coinvolgendo la Arbor Day Foundation, già sin da maggio 2019. Quindi comunque è un gioco, ma è un gioco molto relativo. Ora dicevo, la sfida che vuole fare MrBeast è questa. Vuole raccogliere dei soldi per la Arbor Day Foundation. La Arbor Day Foundation ha promesso di piantare un albero per ogni dollaro che si riuscirà a raccogliere. E l'idea di MrBeast è tendenzialmente quella di raccogliere 20 milioni di dollari entro gennaio 2020 per poter raggiungere questo importante traguardo. E direi che non è il caso di prendere questa sfida sotto gamba, perché da una parte il fatto che sia stata rilanciata
lanciata da moltissimi altri youtuber, potrebbe spingerla a diventare veramente virale, e dal momento in cui sto girando questo video, questa mattina, tra l'altro, tra il sito internet, circa 1.700.000 dollari, e il sistema di donazioni di YouTube, circa 400.000 dollari, già sono stati raccolti oltre 2 milioni di dollari, quindi già il 10% di questo traguardo è stato raggiunto. E restano altri 60 giorni per arrivare a questo traguardo o, se possibile, potrebbe essere molto utile, superare questo traguardo. Devo dire che questa sfida, questo modo di volersi mettere in gioco mi è piaciuto tantissimo, e non sono il solo a cui è piaciuto, perché moltissimi degli youtuber che hanno pubblicato dei video a proposito della stessa situazione sono rimasti tutti quanti molto colpiti. Gli stessi ragazzi di The King of Random hanno parlato di questa sfida nel loro ultimo video, hanno detto «Purtroppo, per via delle nostre programmazioni, non siamo ancora arrivati a realizzare un video specifico», ma intanto hanno rilanciato anche loro l'hashtag e hanno messo il bottone donazione nell'ultimo video. Tra parentesi, questo mi lascia pensare che sicuramente Grant sarebbe stato entusiasta di questa sfida, sarebbe stato entusiasta di questa situazione, l'avrebbe fatta sua sin dall'inizio, proprio perché Grant adorava queste cose. Ora, come dicevo, molti youtuber hanno voluto affrontare l'argomento e presentare questo progetto utilizzando l'hashtag TeamTrees, ma soprattutto realizzando ognuno un video che parli un po' dell'argomento e che affronti un punto specifico dell'argomento. Ora, sicuramente adesso, nel corso delle ore, ci saranno molti altri youtuber che o parteciperanno direttamente o che si legheranno a quell'hashtag, oppure ci sono già altri youtuber che non seguo, che però stanno partecipando a quell'hashtag. Comunque, giusto per darvi un'idea della situazione, nel doobly-doo vi lascio un elenco di video, tutti quanti non li posso mettere sulle schede, non ho schede sufficienti, un lungo elenco di video solo degli youtuber che seguo che hanno parlato dell'argomento. Ci sono un po' tutti, da Captain Disillusion a Destin di Smarter Everyday, da ASAP Science a Mark Rober stesso, che nel suo canale ci mostra l'esperimento di andare a piantare degli alberi utilizzando dei droni. Comunque, sul doobly-doo vi lascio anche il link al sito del progetto teamtrees.org e al sito della Arbor Day Foundation, per andare a vedere un pochettino qual è la situazione, qual è la fondazione coinvolta, che naturalmente è una fondazione statunitense verificata, non è uno che si è svegliato ieri dicendo «datemi soldi, io vado a piantare gli alberi», ovviamente! E vi invito ad andare a donare anche una piccola cifra, anche 5 dollari, possono fare veramente la differenza, soprattutto in questo momento storico in cui l'ambiente ha bisogno di queste cose. 20 milioni di alberi in realtà sono appena una goccia nell'oceano di quello di cui avrebbe bisogno l'ambiente, di cui avrebbe bisogno la Terra in questo momento, ma da qualche punto bisogna pur cominciare. Concludo questo vlog con una domanda molto semplice. Voi che cosa ne pensate? Conoscete altre iniziative a tutela dell'ambiente che possono essere semplici, come questa donazione che può permettere di piantare alberi, o comunque di sostenere la fondazione? Ci sono altre iniziative che conoscete? Ci sono iniziative che magari vengono realizzate nel vostro comune? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, invitando i vostri amici anche loro ad andare a donare al progetto TeamTrees della Arbor Day Foundation di MrBeast. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, e solo per oggi assumerete quel buon profumo di albero appena piantato, un profumo di ossigeno che nell'ambiente ci sta benissimo. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi sul Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima!